A portare in giro il tricolore durante la manifestazione di un partito di governo in presenza del ministro degli interni si viene identificati e bloccati dalla polizia, si viene accusati di essere dei provocatori, si prendono gli insulti e si rischia il linciaggio da parte dei tifosi di una patria che non esiste, la Padania. Proprio un bel modo di prepararsi ai solenni festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Non ci conosce, non so se siamo comunisti o meno. Siamo contro le leggi vergogna votate da Maroni e da Bossi. Non ti permettere di dire ciò che non sai. Ma è l'unica cosa che sai dire. Dai. Ma dai. A Roma. A lui. Prendete lui. In giro cerca Igi. Sa dire comunisti, perché gliel'ha detto Silvio Berlusconi. Siamo in Italia! Questo è stato italiano! Viva il tricolore! Viva il tricolore! Viva il tricolore! Ma tu vedi un po' Paolo, se uno col tricolore della propria città, della propria nazione deve girare con la polizia. Guarda qui. Lo Volontari verdi, volontari verdi. Sì, silenzioso. Ehi, ehi, carabiniere, guarda, guarda, aggredisce. Senza menare, senza spinto, ognuno la pensa come vuole. Sì, fate no, non possono venire. Facciamo il lavoro. Ci vengono, ci vengono a provocare questi qua. Dai, uno non gli può dire. Ma no, ma c'è mai la tutta, sì, ragazzi, però non a provocare. Viva l'Italia Unita! Io faccio informazione, poi mettiamo e vediamo di provo. Sì, mi vengono a provocare. Se ne sono che andai sul manifesto loro. Cercavo, cercavo in questo momento, scusa, il resto non mi interessa, vieni un attimo. Voglio capire, se non mi dice che può confermare quello che mi ha detto. Allora,
c'è un dirigente di polizia, te lo ripeto io, a qualcuno se può smentirmi lo faccia, che ha detto che girare col tricolore oggi è una provocazione, cioè esporre la bandiera della nostra nazione è una provocazione. Ha detto questo? Allora possiamo uscire, allora possiamo andare. Perché non possiamo andare? Ma se il tricolore è la bandiera della nostra nazione. Vai a piedi, coglioni! Noi apriamo lo spazio che guardano via. Vanno per dormire i tuoi, lasciatevi spazio per lasciarli uscire. Lo spazio c'è in capo, guardi, è lì, muovevi per far uscire.
preso i nostri nomi e gli abbiamo dato i documenti. Adesso vorremmo il nome di un funzionario, ci dicono che no, se ne vanno. Più che altro. Grazie signore. Vengo io. Voglio il nome di un dirigente. Ragazzi, vogliamo il nome di un dirigente. Un pubblico ufficiale si vorrà qualificare. E abbiamo dato i nostri nomi. Cioè, un pubblico ufficiale si dovrà qualificare, no? Adesso ci arriviamo. E siamo fino là. No. Vogliamo il nome di uno di voi, ma vedi che Italia, ma questa è un'Italia di omertà, di silenzio. Vogliamo il nome di uno di voi, signori. Avete preso i nostri nomi, vogliamo uno di noi solo per conoscenza. Dovete darcene. Vogliamo il nome di un funzionario o di un dirigente. Perché un cittadino che dà il documento può almeno sapere il nome del funzionario? Avete tutto il mio nome? Trasparenza. Perché il vostro capo non mi deve dare il suo nome? Il dirigente, il funzionario, quello che prende ordine, gli dà la forza. Chiamiamolo come vogliamo. Guarda che roba, eh? Guarda che paese. Sono le regole fondamentali. Questo è il mio documento, signori. Tiriamo fuori i documenti, ragazzi. Questo è il mio documento. Tirate fuori i tuoi documenti. Documenti, dai. Scusa. Non esiste, lo sappiamo. Ascolta, me lo fai un urlo padania libera? Dai, vai. Padania!